Eccoci qua con l'ultima parte per fare la fata sognatrice. Siamo arrivati a questo punto, se vi ricordate. Mi voglio scusare se in certe parti non si vede, sto lavorando fuori campo. Me ne sono accorta dopo, ma ormai avevo già fatto, non avevo da rifare in modo da rifare e farvi vedere. Quindi, e comunque sono passaggi semplici, quello di come truccare e quant'altro. Quindi mi scuso fin da ora, ma ho questo attrezzo questo nuovo attrezzo per la videocamera e quindi ancora mi devo abituare. Bene, detto questo, dobbiamo mettere la testa sul corpo, finire il vestito e mettere i capelli e fare qualche abbellimento. Io metterò qualche fiore. Allora, partiamo prima di tutto a mettere la nostra testina. Quindi dobbiamo fare, io metto lo stuzzicadente, gli do un po' di colla. Poi io metto anche un po' di pasta perché il buco mi è venuto grande, io ho messo lo stuzzicadente grande, quindi metto un po' di pasta. In questo modo. Poi tanto ci va il collo, quindi rimarrà ferma. Ok, faccio così, metto un po' di pasta e inserisco lo stuzzicadente. In questo modo. Ora faccio il buco con questo attrezzo qui, vedete? Perché devo mettere la mia testa. Vediamo se va bene. Ok. Ecco qua, vedete? Vedete? Mettiamo un pochettino più in giù. Sistemiamo la testina. Vedete? In questo modo. Ora metto un po', copro lo stuzzicadente. In questa gambina, siccome mi è venuta un po' staccata, andrà coperta con il vestito, però io preferisco aggiungere un po' di pasta. Vedete, quando è asciutto si può correggere le imperfezioni, eh? Quindi mettiamo così. Bene, questo può andare bene, può bastare. E andiamo a prendere il vestitino, ancora il colore che abbiamo fatto l'altra volta, che è questo.
Qui abbiamo messo la testina prima, però in realtà adesso mi sono ricordata che la testina l'ho messa dopo. Quindi facciamo una cosa, ritolgo la testina, tanto non si era asciutta. Facciamo una cosa, quindi così si riesce meglio a lavorare. Il buco lo rifacciamo, mettiamo adesso il collo. Queste poi sono cose che imparate facendo. Vedete, io prima ho messo la testa, mi ero dimenticata che prima gli faccio i capelli e poi dopo i capelli, diciamo dove andranno attaccati i capelli. In questo caso vi faccio vedere quello intendo, questi. Vedete questo sotto. Vado ad aprire il mio canale. Ora, visto che dovremo mettere, facciamo già il collo per poi inserire la testa, così abbiamo già. Facciamo così, mettiamo il nostro stecchino. In questo modo e mettiamo il collo. In questo modo. Badate se poi, scusate, non badate se ci sono delle imperfezioni sotto, ma tanto queste dopo vengono coperte dai capelli, come ho detto prima, quindi. Facciamo la prova per vedere. Ecco qui, vedete? Ok. E questo dopo andrà il collino, la testina andrà. Quindi, ora, come ho detto, è meglio fare una parte di capelli prima di mettere la testa. Io prima mi sono sbagliata, purtroppo mi dimentico le cose. Quando dico che non vengono mai uguale uno uguale all'altro, è proprio per questo motivo anche. Mi dovrebbero arrivare anche il color terra e siena che le ho ordinate sempre da Letizia Bellini. Vabbè, proviamo a fare. Faccio un miscuglio. Prendo un pezzo di pasta bianca naturale. Così, penso che basti.
Poi se tanto ne rimane, io poi faccio tutti, me li mescolo tutti. Allora prendiamo una puntina di questo, ci vado sempre con i pennelli, poi mi dimentico che li devo usare per la pasta. Ora il colore si vede poco perché si vedrà quando è asciutto. Allora io prendo adesso, perché ho voluto cambiare, di solito faccio così: quando io faccio i colori per i capelli ne tengo un pezzettino, lo faccio asciugare, questo lo metto in una busta, lo faccio asciugare, se mi piace ok, se no aggiungo altro colore di un altro tipo, secondo. Tutto sta quando si è un po' asciugato che effetto fa. In questo caso lasciamo così perché, come ho detto, non so come verrà, ma dobbiamo finire sta bambolina, quindi anzi facciamo una cosa, facciamo che ora stacco e lasciamo da parte, come ho detto, facciamo questo e ci vediamo quando si è un po' asciugato. Ok, bene, come vedete abbiamo lasciato seccare un po' il colore e il colore questo è diventato così, in pratica è quasi identico a questo. Volevo farlo più scuro, ma in realtà lo lascio così, che forse ci sta anche bene su questo colore. Vedete, è diventato scuro anche questo, che ieri abbiamo finito il vestitino. E ora, come ho detto, facciamo i capelli. Quindi prendo un po' di pasta. Prima, vi ricordate che avevo prima attaccato la testa, ma in realtà è meglio metterci prima la parte sotto dei capelli. Adesso vi faccio vedere cosa intendo. Vedete, ora possiamo inserire la nostra testina.
Allora, premetto anche una cosa, io in questi qua, se vedete, gli ho messo un filo all'interno in wire per farli tenere qui in questa posizione e in modo che poi non si rompono. Quindi se lo vogliamo, glielo vogliamo mettere, ora vi faccio vedere come inserire. In questo facciamo. Io prendo un pezzo così, saranno circa 10 centimetri neanche. Okay. Vi consiglio di metterci del nastro carta in modo che non faccia la ruggine a contatto con la pasta di mais. Quindi io prendo un po' di nastro carta. In questo modo e lo avvolgo attorno, ma potete usare anche della guttaperga, anzi, forse vi faccio vedere. Con la guttaperga si arrotola meglio. Sì, me la trovo. Faccio vedere, questa è la mia guttaperga, io l'ho bianca e l'ho presa su AliExpress, costa pochissimo. Potete prenderla anche su Jom, c'è anche. Ora vi faccio vedere, in pratica questo è quello che si mette per gli steli dei fiori, questo ha un modo di arrotolarsi migliore, però se non avete questo potete mettere benissimo scotch carta. E questa è anche un po' appiccicosa, quindi si attacca molto bene la pasta di mais. Ora prendo un pezzo di pasta. Tagliamo perché è tanto. E lo andiamo a inserire nella nostra testina. Scusate, facciamo il buco. Io per fare il buco nella testa, visto considerata che è secca. Prendo un punteruolo e così.
noi dobbiamo coprire, diciamo, come abbiamo messo il nostro colletto, questo, ok? Vediamo. Vedete? E guardate dietro. E i nostri capelli sono messi. Mettiamo questa qua così. Poi qui metteremo qualche fiorellino in testa. Ora mettiamo le ali. Poi nel box vi metto il link dove insegno a fare questo tipo di ali. Sono con resina UV, ma quella flessibile. Ora ci facciamo i nostri buchetti di dove inserire le nostre ali. In questo modo, vedete? Non so se si vedono i buchetti, vedete? Vedete qui e uno qua. Mettiamo sapete che devono andare queste due parti tonde devono combaciare, quindi mettiamo questa sarà quella che va sopra e questa quella. Quindi diamo un po' di colla. Ricordatevi che dove si vede il nostro fil di ferro che abbiamo messo per tenere sostegno e per dare poi movimento, va nella parte dentro. Quindi mettiamo in questo modo. Aspettate che mi giro dall'altra parte. Quindi questa andrà qua. Inseriamo. Ok. E questa. Da questa parte. Vediamo che mi sono dimenticata. E qui. Vedete? Ora possiamo dargli il movimento che vogliamo alle nostre luci. Vedete? Oppure possiamo darle, cioè mettetele come più vi piace. Anzi, facciamo una cosa, prima coloriamo, diamo il rosso alle gambe e alle mani.
userò sempre questo. Carico un attimo e inizio a fare le mie sfumature. Poi dopo ricordatevi che dovremo dare anche il colore, diciamo le sfumature ai capelli e al nostro vestito. Vedete? Mettiamo via questi colori che non ci servono più. E andremo a rifinire, come ho detto, mettiamo dei fiori, diamo delle sfumature ai capelli e al vestito. Non vi sto a fare vedere, come mettere perché cioè, i fiori li facciamo comunque con uno stampo, quindi è facilissimo. Io ho uno stampo per fare prima, ma voi potete farli anche a mano. E vi faccio vedere al lavoro finito. Per ora è tutto. Metterò, come ho detto, le foto del lavoro della nostra bambolina finita. E niente, spero che questi video vi siano stati di aiuto, vi siano piaciuti. Se sì, mettete like e iscrivetevi al mio canale per avere tutte le notifiche dei video che metterò. È tutto, spero che vi sia piaciuto e ciao al prossimo video.